Gli avversari sono coperti di sangue. Zeil avanza al centro del quadrato. Incalza Rocky senza pausa. Spara un destro al rene e un altro destro al rene. Zeil colpisce Rocky duramente allo stomaco. Graziano vacilla. Zeil sferra un sinistro alla mascella. Un altro sinistro alla mascella. E a terra. Graziano è sul tappeto. 7, 8, 9, 10. L'incontro è finito. Zeil vince. Tony Zeil rimane campione del mondo dei pesi medi. Norma si riprenderà. Senza dubbio. È duro, lui sopporta tutto. Ma io no. Prima o poi doveva perdere. Non mi preoccupa che perda o vinca. È che l'istante in cui Rocky sale sul ring io vorrei fuggire sapendo che rischia di essere rovinato per sempre. L'hai mai detto questo a Rocky? Gli hai chiesto di non battersi più? Ma per lui è la vita, è tutto quel che ha. Allora è anche la tua vita. Non fare mai lo sbaglio di scordarlo come feci io. È così. Non ho sposato un uomo io. Ho sposato un peso medio. Vieni, Yolanda, andiamo. Norma si deve aggiustare un po' la faccia. Sta per tornare suo marito. Un marito che non era mai stato messo knockout prima. Stai facendo? Stiro. Stasera. Prima o poi va fatto. Hai fame? Ma dimmi, l'hai sentito l'incontro alla radio? Sì, l'ho sentito. C'è un po' di gallina nel frigorifero e ti ho lasciato un pezzo di crostata se la vuoi. E questo è tutto quello che hai da dirmi? Hai fatto bene. Oh, grazie, è consolante. Lo hai colpito da morire e non hai saputo finirlo. E neppure dopo averlo steso gliel'hai fatta. Lui colpisce te una volta sola in quel canestro di spaghetti e tu, boom, non sì, ti rialzi. Ma ci rifaremo, sai, è fissato per marzo e vedrai come te lo colcio io quel Tony Zeil. Io lo ammazzo, lo riempio di... Gli spacco la testa, gli spacco il cranio, lo faccio a pezzi. Scherzavo, sai, non gli farò male a Tony Zeil. Vedrai.